Buongiorno, sono Mac Vidario, osteopata, e sono qui oggi per parlarvi dell'osteopatia e della fibromialgia, di come questa professione possa aiutare i soggetti appunto fibromialgici. Innanzitutto spieghiamo velocemente che cos'è questo tipo di sindrome. La fibromialgia è una sindrome appunto che riunisce diversi sintomi, quale il dolore muscolare cronico diffuso e migrante nella sua localizzazione, al quale si accompagnano astenia, disturbi del sonno e della sensibilità, spesso anche sintomi depressivi e ansiosi. Ancora ad oggi non si conosce bene la causa dello sviluppo della fibromialgia. Ultimamente l'ipotesi più probabile è che ci siano più fattori che concorrono tra di essi, tra cui un fattore reumatologico, un immunitario, uno psichico e più generalmente diversi fattori di stress. Quindi ne deriva un quadro abbastanza severo di disabilità contemporaneamente fisica, psicologica e infine anche sociale, rendendo così difficile capire quanti segni rappresentano la causa oppure la conseguenza di questa sindrome. Gli studi in merito sottolineano che certe disfunzioni fisiche sono fortemente legate ad alcuni di questi sintomi, quali la rigidità toracica e l'alterazione di movimento diaframmatico. Spesso sono legate anche ad ansia, affaticabilità e alterazione del sistema neurovegetativo. L'affaticazione del sistema neurovegetativo è legato anche alla cattiva gestione dello stress e a fattori pseudo-reumatologici, quali disturbi del sonno e dell'irritabilità intestinale, ad esempio. La rigidità connettivale diffusa è legata ai dolori muscoloscheletrici e grazie al mio lavoro, appunto con il lavoro osteopatico basato sulla stimolazione del sistema neurovegetativo attraverso alcune tecniche molto dolci, non invasive, sono in grado, chi applica questo protocollo, è in grado di migliorare appunto questi disturbi nei pazienti fibromialgici e non solo. Che cos'è l'osteopatia? Lo rispiego brevemente. L'osteopatia è un'arte manuale che ha come filosofia l'obiettivo del riequilibrio dell'organismo nelle sue funzioni e nei suoi ritmi fluidici, agendo con delle tecniche molto dolci, anche se molto efficaci. Sono tecniche non aggressive e rispettose nella fisiologia del paziente. Per questo motivo il trattamento che vado ad attuare è un trattamento manuale. E questo trattamento rappresenta un valido aiuto nei pazienti fibromialgici e non solo, ovviamente. Attraverso una serie di tecniche protocollate dal signor Jean-Dominique Moll, le quali mi ha trasmesso il suo sapere, utilizzo questo protocollo ovviamente adattandolo da paziente a paziente in base alla disfunzione e andrò praticamente a dare degli stimoli diversi appunto in base a quello che troverò nella loro localizzazione, in base alla sua altezza e alla sua profondità, e tramite questi stimoli, lavorando prima a livello cranico e poi successivamente a livello viscerale, riuscirò ad aprire un dialogo con il sistema neurovegetativo del paziente, andando appunto a lavorare prima il sistema cranio-sacrale per cercare di migliorare la mobilità dei liquidi cefalorachidiani, dando così anche una migliore mobilità a livello del tessuto connettivo più profondo, che spesso è molto rigido nei soggetti fibromialgici. E così facendo migliora anche la sincronia dei vari diaframmi, diminuendo così le pressioni interne che si possono andare a creare tra di essi, ad esempio tra il diaframma toracico e il diaframma pelvico, mettendoli in sincronia tutto quanto il sistema è più agevolato e ritrova la sua corretta omeostasi. E dopo aver fatto questo tipo di lavoro vado a ritestare il paziente e tramite dei test e delle scale vado a valutare appunto se è migliorato il dolore tramite una scala che si basa appunto sulla percezione del dolore del paziente, vado a vedere se è diminuito se è migliorato il ROM, quindi il range di movimento delle varie articolazioni, vado con lui a constatare lo stato ansioso se è diminuito e anche la qualità del sonno se è migliorata. Quindi grazie a queste tecniche posso dire che già dopo la prima seduta il paziente si sente meglio. Ovviamente più lo stato è avanzato della patologia più servono trattamenti, ma diciamo che già con 4-5 trattamenti si hanno degli ottimi risultati. Questo è quello che vado a fare e il metodo con il quale cerco di aiutare i pazienti che hanno questa sintomatologia. Vi ringrazio per l'attenzione.